da dietro, quindi probabilmente loro non mi hanno visto. Poi c'è stato un contrasto dove assolutamente io non ho toccato la pallata di mano, quel poco si sono lamentati loro. Poi io sono stato più veloce degli altri, però colpi alla difesa loro credo che se ne possano dare, sinceramente. Io mi sono che riesco a fare. Ma noi abbiamo cambiato allenatore, sinceramente da quando abbiamo cambiato allenatore il mister ci ha dato gli stimoli giusti, ci ha dato quella serenità e la consapevolezza di essere una squadra che poteva fare altro molto meglio in campionato e non arrivare così lontani dalle prime posizioni, sinceramente. E abbiamo fatto, credo all'andata, un buon primo tempo. Poi è normale che Lamezia ha fatto anche la sua partita oggi, dobbiamo fare questa partita, ripartire di contropiede, sfruttare quelle poche palle gol che ci capitavano. Ci è andata bene, sinceramente. Forse nei 180 minuti le maggiori cambiazioni della club per Lamezia, si ci aspettava magari una panoramica più propositiva. Ma questo sicuramente, credo che all'andata la Vigor Lamezia abbia fatto una partita dove ha fatto due tiri in porta, ha colpito due traverse, poi si sono recriminati i tre rigori, come dice il presidente e il direttore sportivo della Lamezia, come abbiamo letto in queste settimane, e i rigori sono stati dati oggi. Credo che ci siano più quelli della settimana scorsa che quelli di oggi, sinceramente. Quindi l'arbitro oggi ha dato, secondo me, ha fatto un po' una compensazione tra la settimana scorsa e la partita di oggi. Un fallo di mano davanti alla porta, non ricordo. Ha detto che c'erano più quelli della volta scorsa, sì, e quelli di oggi. Secondo c'era, il primo magari era e quindi sinceramente che lamentarsi. Ora la Lamezia non credo che le possa dire altro, sinceramente, che le palle gol avute purtroppo si devono mettere anche dentro. Poi Vecchi che arriva meglio nella finale, perché il Chiesa arriva meglio mentalmente poi dopo aver fatto fuori la terza in classifica, oppure loro con un milione di piazzamento in graduatoria e sempre un discorso in salita per voi. Secondo me l'unico vantaggio, come lo aveva il Lamezia, era la posizione in classifica. Normale che sulla carta il Lamezia era come avversario molto più difficile del Chieti, quindi una volta superato il Lamezia dovrebbe essere in discesa il nostro percorso, ma credo che non sia proprio così. Il Chieti ha dimostrato di avere una qualità d'organico e giovani molto interessanti, e quindi come abbiamo preparato quella partita con il Lamezia la prepareremo con il Chieti, sinceramente. Forse le espulsioni che hanno condito la seconda parte del secondo tempo un pochino Queste sicuramente, Nigro e De Martino squalificati con l'infortunio di Tricarico, che poi non abbiamo già da due settimane e ci rimane un po' a corto lì a centrocampo, quindi però speriamo di recuperare Tricarico e di affrontare questa partita. Poi al di là, come dice il mister, il gruppo fa la differenza poi. La differenza sta nell'esperienza del gruppo. Secondo me è stata nell'approccio alla partita, è stata una bellissima partita nei 180 minuti. Credo che la gente si sia divertita, vada a casa, ha visto palle gol qui a Lamezia. Quindi recriminazioni da parte della squadra non ce ne possono essere, hanno dato il loro il massimo, credo. Quindi ha vinto chi ha sfruttato le palle gol che ha avuto alla fine. Secondo me è l'organico, perché oggi mancavano Galizia, Tricarico, Enrico che è infortunato da un po', quindi sinceramente noi non siamo una rosa molto ampia, non possiamo disporre purtroppo di tanti cambi, sinceramente, quindi credo che la forza nostra sia quella. Certo, la Paganese all'inizio era la partita forse più vincitore del mondo. Ah sì, all'inizio il giorno d'andata abbiamo fatto 40 punti con mister Grassadonia, e poi ci sono state un po' di rivoluzioni, un po' societarie, che avevamo un po' cambiato il nostro obiettivo. Per fortuna siamo arrivati a questi playoff, poi c'è stato il ritorno di Grassadonia e credo che sia stato poi quel qualcosa in più che ci ha dato la voglia di continuare di cercare di vincere questo campionato. Questo è il suo 18° con stagione? Sì. Sì. Vabbè, per noi può bastare, grazie. Grazie.